Io vi magari posso dire che sono andato in discoteca Presidente. insieme a Romario in Brasile. No, raccontocela, questa faccio un videoclip e la no, metto sugli no. altri social. Non si può dire. Mi devi raccontare la serata con Romario, dai, quello che si può dire. Può raccontare perché io so, quando sono andato a vedere una partita dove giocava Romario, stavo nello stesso albergo a Porto Alegre, era Flamengo Internazionale di Porto Alegre, e lui gioca nel Flamengo. Mi metto d'accordo che dopo la partita lui mi regala una maglia attraverso un addetto della squadra che conoscevo, e ci siamo incontrati giù nella hall dell'albergo e mi regala sta maglia firmata che ho ancora, bianca con la fascia. Che anno era? 97. E bianca con la fascia rosso-nera del Flamengo. C'è la firma. Lubrax era tipo lo sponsor del Flamengo, una cosa del genere. Che? Lubrax, c'era scritto tipo una cosa del genere sulla maglia del Flamengo. No, devo controllare. C'è sicuramente Rio 2000, che era la sponsorizzazione della candidatura per le Olimpiadi, che poi non sono avvenute a Rio de Janeiro nel 2000. Comunque, lui mi dà sta maglia, ci mettiamo a parlare. Io lavoravo per il Milan, perciò ero lì. Quindi, sta il Milan. Ero andato a vedere tra gli altri anche lui. E lui dice che fai? Io dico che faccio? Sto qua, sto nell'albergo. Dice no, che stai nell'albergo, vieni con me, andiamo in discoteca. E io dico in discoteca con Romario, ci sta. Il problema era che io ero vestito, sai, giacca, cravatta, insomma da osservatore ufficiale del Milan, e Romario aveva la maglia del Flamengo addosso, pulito ovviamente, il pantalone della tuta e gli infradito. E quindi siamo saliti su un taxi che ci ha portato in questa discoteca molto grande di Porto Alegre. Non vi dico, quando siamo arrivati, se arriva Romario, security, eccetera, eccetera, e non vi dico il numero di ragazze che c'erano, che poi lui è scomparso in questa folla e io praticamente l'ho perso lì a Romario, non so che fine abbia fatto. poteva passare qualcosa, visto che se le avanzava qualcosa. Abbastanza di me, è che c'era difficoltà.